a tutti e bentornati in Little Nightmares. Come mai bentornati? Effettivamente la serie era finita nell'episodio 4 perché il gioco era finito. Però, negli scorsi giorni hanno rilasciato un DLC del gioco e visto che questo gioco mi piace un sacco, dovevo per forza giocarlo. Non so quanto interesserà la gente sul canale, ma chi se ne frega, io mi diverto a giocare a sta roba qua. Quindi, Chapter Selection. Tra l'altro, non dovremmo avere neanche tutti i chapter perché per sbaglio ho cancellato tutti i file del gioco, perché stavo cercando di creare un pochino di spazio sull'hard disk, quindi per sbaglio ho cancellato. Non importa, giochiamo qua sotto. The Depths. So che il DLC si chiama tipo come si chiamava il DLC? Ma guardate, non riesco neanche a ricordare il DLC che ho comprato. Adesso vado a cercare su internet, io non mi va bene sta cosa. Ah, c'è già un ragazzo lì. Effettivamente lo sapevo che questa volta si gioca con un personaggio differente e questa volta è confermato che sia un ragazzo. Oh bene, sono soffocato. Comunque è Little Nightmares Secret of the Mo. Porca troia, ci ho dovuto cercare su internet. Il problema è che non mi ricordo i controlli del gioco normale, quindi iniziamo già così. Tra l'altro, rispetto alla scorsa volta ho pure aumentato un pochino la luminosità del gioco, perché YouTube oscura tutto molto più del dovuto. Oh, e te? Ah, qui siamo l'altro personaggio, siamo la ragazzina incappucciata. Ragazzina, non so neanche se fosse una ragazzina alla fine. No, non lo è, perché è stato preso. Ed è un ragazzo come noi. Oddio, un ragazzo come noi l'abbiamo incontrato durante Little Nightmares base. Ci aveva lanciato il pezzo di pane all'inizio del gioco. Adesso che ci penso, immagino dovremmo andare avanti di qua. Che cacchio è quello sotto il letto? Ah, sono quei vermetti schifosi. Come sembra di esserci già passato comunque con il cappuccetto giallo. Pronti, attenti, via. Vai. Eccolo. Che cazzo sei te? Come si fanno gli oggetti? Sono curioso di vedere però che cosa raccontano di storia qua dentro. Perché effettivamente l'ambientazione è la stessa. Abbiamo già capito che è la stessa nave, è lo stesso posto. Ma oltre a quello, boh, stiamo facendo esattamente la strada opposta rispetto all'altro personaggio. È abbastanza strano, vuol dire che stiamo cercando di raggiungere. Ok. Quella mi sembra invece una ragazza. Simile a noi comunque, ma mi sembra una ragazza a differenza nostra. Tra l'altro là c'è una bottiglia di qualcosa. Probabilmente se le spacchiamo fungono da collezionabili. Poi invece non ci siamo stati. No, qua no, non ci siamo stati. Scendiamo un attimo qua sotto. Ok. Pensavo fosse semplicemente un buchetto in cui buttarsi. Non pensavo fosse questo casino gigante. Ok. Non è mai successa una meccanica di nuotare nel gioco normale, quindi sono abbastanza preoccupato. Sarà una cosa tipo amnesia? Speriamo di no. Va bene. La torcia. Tra l'altro è una mini torcia fatta a misura. E la ragazza è finita. Posso commentare il fatto che compare da niente la torcia quando la utilizzi? Io non sopporto le torce nei videogiochi. Perché va bene lo zippo che ti vedi tutto attorno, ma la torcia ti fa vedere soltanto in una direzione. È inutile. No. Ce ne sono altre, vero? Eh sì, no. Ok. Oh no, merda. Nell'acqua sono più veloce, ma vaffanculo. Col cavolo ci sto qua. Che schifezza, è pieno. Che devo fare? Devo saltare qua. Vai, scala su. Non ti raggiungeranno, ok. Continua a ritenere che questi ragazzini qua sono. Che cacchio era? Questi ragazzini sono molto più coraggiosi di qualsiasi altra persona nella loro situazione. Va bene. Quest'acqua è palesemente piena di qualcosa di bruttissimo. Ok, prepariamoci a qualcosa di tremendo perché siamo completamente nell'acqua. Stanno dando un falso senso di sicurezza all'acqua e questo non mi piace. Perché per il momento non è successo ancora niente in acqua. Ma non ci vorrà molto prima che succeda qualcosa. Ambientazione di merda. Tutto super buio. Oh, merda, non mi aspettavo che fosse pieno d'acqua. Oh, che cazzo è? Vai veloce. Che cos'è? No. Vai, ti prego. Si sta avvicinando, ti prende. Beh, coglioni. Adesso sappiamo che nell'acqua c'è qualcosa. Invisibile, proprio come in amnesia, ma c'è qualcosa. Devo. No. Non dimmi che devo lanciare questo contro di loro. No. Che schifo. Guardate come sono viscidi e schifosi. Sanguisughe di merda. Non me ne frega un cazzo di voi. Io me ne scappo via subito. Però questo ragazzo qua la sta avendo la vita un pochino più difficile in realtà di cappuccetto giallo. Perché lui già dalla prima sua volta qua a giro, dal suo primo capitolo, è pieno di sanguisughe e schifo ovunque. A me un altro c'aveva un capitolo di tutorial e capire cosa stava succedendo. Lui proprio nella merda da subito. Lo fai così. Attaccati qua. Semplicemente non è
Non funzionava prima. Adesso funziona? Adesso funziona. Non sapevo che stava per entrare acqua. Adesso posso andare in una zona un po' più in alto? Posso andare dentro questo buco qua? Ok. Non mi aspettavo dovessi fare questo in realtà. C'è una bottiglia. Mi sa che questi qua sono i suoi collezionabili, vero? Che cosa? Un messaggio? Eh sì, questi sono i suoi collezionabili. Ne avevo già visto un altro, però non avevo voglia di andare a prenderlo. Posso controllare in qualche modo dove l'ho trovato, no? Ci arrivi là sopra? No, vero? Acqua. Ah, sì, posso! Ah, guarda che belli frammenti di bottiglia che si vedono attraverso l'acqua. Che hanno la luce buggata. Ok. Ah, va bene. Infatti non capivo come dovevo fare prima. Mi mancava qualcosa, effettivamente. Ho controller che vibra. Vuol dire che qua l'acqua non è la cosa migliore del mondo, vero? Vai, 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 vai. Sali su di lui! Oh, che cazzo! No, 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 ti prego, vai via, vai via, vai via. Vai via, vai via, vai via. Sali, 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 sali. Non me lo fare mai più. Ah! Sali su! Che cazzo è? Che cazzo era? Non è tipo un pesce o qualcosa del genere? È una persona. Fai in fretta, fai in fretta, fai in fretta. Fai in fretta. Fai in fretta. Ok, è lontana, è lontana. Sei in tempo di salvarti. Ma che era? È una persona là sotto. Sali sopra. Ah! Vai via, vai via, vai via, vai via. No, non ce la facciamo, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, vero? Non ce l'abbiamo fatta, infatti. Sali qua. Grazie. E sali qua. Porca troia. E sicuramente può passare pure dall'altra parte. Mica gliene frega niente a lei, vero? Così lo tiro su. Ok. No, 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 no. Okay. Che? Perché sta cercando di trattenerlo? C'è una mano lì dentro. Sa che è un nostro amichetto. Nostro giovane, vivo e sicuramente non putrido amico. Ok. No! Pensavo mi potessi aggrappare. Pensavo mi potessi aggrappare. Pensavo di potermi aggrappare. E sono morto per forza. Non... mi si doveva aggrappare. Lo so. Sei morto, però non ci posso fare niente io. Oh, minchia. Ci ho voluto un'ora. Cos'è che sto sbagliando? Che se lancio questo. Ok, l'ha preso. Vediamo se possiamo andare noi. Dai che ce l'abbiamo fatta. Dai che ce l'abbiamo fatta. Dai che ce l'abbiamo fatta. E ci ho messo un'ora, ma ce l'abbiamo fatta. Cavolo, prendi questa scarpa e mangiatela tutta. Mmm, che buona la scarpa. Vai qua sopra, fai un bel saltino. E tac, siamo passati. Aspetta, devo fare così. E poi vai. Ok, ce l'ho fatta. Oh merda, sono direttamente nell'acqua. L'acqua non è un bel posto, per niente, per niente, per niente, per niente. Leva. Ehi, ho tirato lo sciacquone. Yeah, fantastico. Vai giù per terra. Ok, chiave. E schifo. Ma perché con la chiave devi metterci una sanguisuga? Che problema hai? Quali problemi mentali hai per dire, ah sì, assieme alla chiave nel barattolo ci metto una sanguisuga? È la prima cosa che ti viene in mente, ovviamente, eh. Dove nascondi le tue chiavi? Con le sanguisughe. L'acqua ci uccide? Adesso possiamo entrare nell'acqua, perché non c'è più la corrente elettrica. Devo portare questo dall'altro lato in modo da poter navigare sull'acqua. Ah, ci devo fare delle piattaforme su cui saltare. No, mi manca comunque una piattaforma. Non posso fare tutta questa strada in... ah no, invece posso. Basta mettere di qua in fondo. Dai, così. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che cosa sto guardando? Che schifo. Ho capito che probabilmente stiamo scendendo sempre... oddio. Ho capito che stiamo scendendo sempre di più nella barca. Ma perché crescono alghe dentro la barca? Cioè, non dico molto, ma un minimo di pulizia qua no, eh. Vai in fretta, vai in fretta, vai in fretta. Sali su. Bravissimo. Bravissimo, 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 bravissimo. E beh, coda di pesce un cazzo. Devo andare ben lontano. Ok, ok, ok. Vai qua sopra, vai qua sopra, vai qua sopra. E sali qua sopra. Ok, ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta, bravissimo. Vai così, che è lontanissima lei. Vai su, vai su, vai su. Ma che cazzo, pensavo fosse più lontana. Perché è là lei. Merda, non ha saltato, non ha saltato. Non mi ha saltato. Ce l'avrei fatta. Se avessi saltato ce l'avrei fatta. Accidenti. Ah! Vai così. E no, non cadere giù. Sei fortissimo, ragazzino. Sei fortissimo. Vai. Vai, 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 vai. Senza fermarti, senza fermarti, senza fermarti. Senza fermarti. No, sei inciampato. Sali su. Sali, 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 sali. Porca troia. Queste fasi d'acqua sono tremende. Yeah, siamo di nuovo sulla terraferma. Guarda che bello. Luci stroboscopiche. Ah, eccolo, eccola, eccola, eccola. La manovella. Credo che dovremmo mettere la manovella sopra di questo.
Vero? Ce la facciamo? Oh! Che cacchio era? Dov'è la manovella? Eccola. Era passata attraverso la parete, perfetto. Non cadere! Ok, se va tutto bene. Prendila subito! Ok. Yes! Ce l'abbiamo fatta! Prendi la manopola della vittoria e girala! Te la sei meritata! Dai, 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 dai! Vai così! Ok. Spacca la porta a pugni. Eccolo, bravissimo. Non volevo succedesse questo, ma... Oh, cacchio. Che cacchio era? Era la... Oddio. Oh, bocca troia! Ma no, 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 no. Perché deve... Come ha fatto a spaccarla? Sono morto. L'ha spaccata! Ah, ok. Oh, accidenti. Sali, sali. Stronzetta. Ah, vai di là, vai di là, vai di là. Ti prego, faccela, ti prego, faccela, ti prego, faccela. Faccela, bravissimo. Questa zona qua è stressantissima. Cosa ci ho guadagnato a fare questo? Perché qua c'è una porta se non serve a niente, ovviamente? Ah, ok, mi potevo attaccare alla luce. Non è che ti bruci le mani, no, no. Oh, oh, che cazzo vuoi? Ma cosa vuoi? Stronzissima. T'ho fregato, eh. Sono più veloce di te. Non mi puoi prendere, non mi puoi prendere. Sali qua sopra, sali qua sopra, sali qua sopra, sali qua sopra. Vaffa... No, 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 no. Sali, sali sulla TV. Che cacchio vuoi? Cosa devo fare? Devo salire qua sopra. Troia. Troia. Attenzione. No, sono morto. Ah, lei muore così. E come faccio? E come faccio? Come faccio? Ah, forse... Ah, forse ho capito. Ti prego, dimmi che è così, perché sennò non c'ho... Ho tirato tutte fuori le mie idee da qui fino al 2027. Non può non essere che questo, dai. Domanda, posso spostare il... E vaffanculo allora. Allora è ovvio che devo fare. E vai, 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 giù. No, non cade. Ecco, va a cagare. Oh, 2 ore. Sali su sto coso e non spostarlo, ti prego. Sali su sto coso. Porca troia, ce la faccio più. Sto morendo dal caldo. Ho appena ucciso il mio nemico di tutto questo capitolo qua. Probabilmente siamo vicini alla fine. Voglio finire. Sono stanco. Ho già avuto paura per fin troppo tempo. Adesso è semplicemente diventata rabbia. C'ho caldo di nuovo perché non ce la faccio più. Oh, il grande segreto della vita. Cos'è? Un'altra nota che non possiamo leggere? Esatto. Facciamoci un cicchetto. Ce la faccio a metterla nel modo che voglio. Ma sai, il personaggio non fa mai quello che voglio, quindi... E vai giù. Yes! Probabilmente questa è la fine del capitolo, immagino. Visto che abbiamo ucciso il nemico, tendenzialmente quando riusciamo a scappare, riusciamo a uccidere il nemico, tendenzialmente è la fine. C'è qualcuno qua in cima? Ah no! No, no, no! Ah, noi eravamo quello! Ho capito! È quello che prendeva il tipo con le braccia lunghe! No! No! Che figata! Non me l'aspettavo! Ok, è finito il capitolo. Ci sono soltanto il primo capitolo per ora. Quindi dobbiamo ancora aspettare un po' prima di giocare il secondo. Non mi dispiace, perché comunque mi è piaciuto molto questo capitolo qua. Però effettivamente la parte finale... Cazzo, sarò scemo io che forse non l'ho capita. Però l'ho provate tutte. Almeno una di quelle doveva funzionare. Non ci poteva essere tanto una soluzione, cazzo. Ho fatto le cose più creative del mondo. Niente, ha funzionato. Sono stanco, ho caldo. Devo chiudere l'episodio. Ah! Queste cuffie fanno caldo, anche se sono semplicemente delle cuffie, in questo momento sto morendo. Ma quindi, spero che abbiate apprezzato. Spero che non abbiate tanto caldo quanto me. Ciao a tutti. A cacare. Caldo di merda. C'ho tutte le luci accese e tutto chiuso. Il ventilatore non posso neanche accendere. Ed è il primo anno in cui ho un ventilatore, perché tutti gli anni scorsi non c'avevo il ventilatore.